Paralimpico. 3, 2, 1 e siamo partiti! Con la madrina di questa quinta edizione della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico a Pineto, diamo il benvenuto alla campionessa del mondo di tiro a volo, Alessia Iezzi. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, è un onore per me partecipare a questo evento, anche perché è la prima volta, anche essendo di Pescara, è la prima volta che partecipo alla Notte Bianca dell'Adriatico, perché non ci sono mai stata ed è un onore per me. Quindi due eventi in uno per questa serata, e questo in particolare di Pineto è un evento interamente dedicato allo sport. Lo sport, tra l'altro, in mezzo al quale tu sei praticamente cresciuta fin da piccolissima. Sì, io ho iniziato a fare sport fin da quando praticamente avevo 9 anni, infatti il mio sport l'ho iniziato a praticare a 9 anni e mi sono appassionata fin da subito, anche perché il centro dove mi alleno è dei miei genitori e quindi è grazie a loro che mi sono appassionata a questo sport. La tua specialità è fossa olimpica, però ce ne sono anche altre due nel tiro a volo. Magari spiegaci un po' tu per noi profani. Certo. Allora, la mia disciplina è appunto la fossa olimpica e le altre discipline si chiamano skeet, e purtroppo l'anno scorso hanno eliminato una disciplina sostituendola con un'altra che era il double trap, ed è stata sostituita con la gara mista uomo-donna, che è una gara che fortunatamente ci sarà anche alle Olimpiadi di Tokyo. È una gara bellissima, è molto molto intrigante, molto emozionante da vedere, anche perché è una gara di squadra. E la mia disciplina è appunto la fossa olimpica, dove escono un piattello alla volta, a differenza delle altre discipline. C'è una buca davanti a noi, però non sappiamo la direzione, non sappiamo dove va, la lunghezza, non sappiamo niente. E ci sono 5 postazioni e per ogni postazione escono 2 piattelli a destra, 2 piattelli a sinistra e uno centrale. Però non si sa la direzione, quindi ci vuole molta attenzione e concentrazione. Ecco, questo è uno sport molto particolare in cui ci vuole veramente tanta concentrazione, come dicevi tu, tanta precisione. Insomma, le donne come vanno in questo sport, anche se devo dire, insomma, che l'Italia ha una buona tradizione? Sì, allora, è uno sport, diciamo, che è prettamente maschile. Però devo dirti la verità che ci sono parecchie donne e soprattutto parecchie donne forti.
Adesso, soprattutto da quest'anno, che hanno portato il punteggio, cioè il numero di piattelli uguale a quello degli uomini, perché fino all'anno scorso ne erano 75, invece da quest'anno 125, si può fare molto il raffronto con gli uomini. E ci sono state parecchie gare che le donne hanno fatto come gli uomini, quindi significa che il livello uomo-donna finalmente l'hanno uguagliato. Quali sono i prossimi appuntamenti? Diamoci magari cosa ti stai cosa stai preparando in questo periodo, quando ti rivedremo. Allora, innanzitutto sto aspettando per le convocazioni per il mondiale. Non so ancora se avrò l'occasione e la possibilità di poter partecipare. Sto in attesa e speriamo. E anche perché nei mondiali che ci saranno a settembre, la prima settimana di settembre a Changwon in Corea, ci saranno i primi pass per le Olimpiadi, e quindi me lo auguro di poterci andare e poter dimostrare quello che sono. È un tema che, tra l'altro, a noi donne, visto che siamo quattro donne, è un tema che ci riguarda molto da vicino, perché abbiamo scelto, non a caso ci sono dei palloncini rossi davanti a noi, quello che è la violenza di genere, che è un tema in questo momento molto sentito. Senatrice. È un tema molto sentito e credo che questa manifestazione così gioiosa, così ricca, così accattivante, sia il luogo giusto per lanciare un messaggio di rispetto dell'altro, di rispetto dell'altra. E lo scambio sportivo, la relazione sportiva, la gara sportiva sono l'esempio che si può competere senza distruggersi. La violenza contro le donne invece è l'esempio opposto, è il pensare che c'è qualcun altro che deve soccombere. Questa sera, autore tra l'altro di un vero e proprio miracolo sportivo con la Micacci Giulianova, l'allenatore della Micacci Giulianova, il nostro Andrea Accorsi. Dopo 38 anni di campionati finiti, gli ultimi 10 anni siamo arrivati sempre alle Final Four, terzi, quarti, quest'anno siamo arrivati in finale. Io e il mio vice Ozcan Ghemi siamo entrati a febbraio dopo l'esonero di un allenatore molto titolato. Siamo entrati noi e abbiamo riportato un po' di... mancava un po' di unione nella squadra. Abbiamo riportato un po' di tranquillità e siamo arrivati ad un traguardo. Avete fatto un girone di ritorno stratosferico? L'ultima parte del girone di ritorno. Quattro partite e la Coppa Italia le abbiamo gestite noi e abbiamo riportato un po' di tranquillità. La squadra c'era, la società ci credeva, noi ci credevamo e il risultato è arrivato. Grazie a tutti. Grazie a te Andrea di essere con noi questa sera e sono veramente contenta. Cioè, io ripeto, l'anno scorso noi abbiamo vinto il campionato di Serie C, quest'anno è stato il primo anno dopo 30 anni che abbiamo fatto questo campionato. Quindi anche voi siete riusciti a purtroppo l'abbiamo persa. Purtroppo non è andata magari come speravamo, però anche arrivarci, insomma, è stata una bella cavalcata, sì, presidente. Sì, è stato un bellissimo campionato, una bellissima annata, diciamo così. Le ragazze, cioè, io ringrazio tutte le ragazze, anche qui due presenti. Sì. Questo giovane campione italiano di nuoto, Gianmarco Pavone. Di Mutignano. Voglio esprimere due frasi molto molto carine. Anche perché lui è un mio paesano, noi veniamo dal primo comune di questo territorio, che è quella di Mutignano, e ci tengo a ribadirlo, perché comunque sia siamo la storia di questo comune. Vedi che me lo sono ricordato. E lui deve essere solo d'esempio, come le sono state delle società storiche che poi a breve premieremo altre personalità, e credo che lui debba essere d'esempio. Assessore allo sport Gabriele Martella, un altro successo per questa quinta edizione della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico, che parla da sola, parlano i numeri per lei, oltre 150 sono le associazioni coinvolte con gli stand lungo 2 chilometri e più di percorso, una festa nella festa. Credo che questa sia l'ennesima certezza di una meravigliosa manifestazione, che è quella della Notte Bianca dello Sport, ma eravamo comunque sia consapevoli che cosa andavamo incontro, eravamo consapevoli che Pinedo avrebbe dato questo tipo di risposta.
voglio ringraziare innanzitutto l'associazione Sporting di Pineto, che comunque sia l'Antares si è occupata in prima linea da mesi e mesi con tutti loro, diciamo, associati, per far sì che questa manifestazione dasse lustro a questa città, e non posso far altro che ringraziarli, perché comunque è stato un lavoro durissimo. E ringrazio tutte le associazioni di Pineto che hanno contribuito a questa bellissima serata e per questa bellissima riuscita. Penso che abbiamo avuto gli stessi numeri dell'anno scorso, credo che ci aggiriamo sulle 20.000 presenze, 20-25.000 presenze, quindi significa che abbiamo superato ben oltre le aspettative. C'è la mamma a ritirare il premio per lui, lui è Matteo Patacca, il nostro Mao Mao. Matteo adesso è al Sachsenring, sta facendo il campionato mondiale della Red Bull. Contemporaneamente quest'anno partecipa al mondialito spagnolo con il team di Paolo Simoncelli, Sici 58. È un bel impegno. Grazie Barbara. Grazie a voi. Grazie. Sindaco Robert Verrocchio, una festa nella festa, questa quinta edizione della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico a Pineto, anche quest'anno testimonial d'eccezione e numeri veramente importanti per una macchina organizzativa che è veramente imponente. Sì, probabilmente una delle manifestazioni più grandi in assoluto della nostra città, oramai giunge alla sua quinta edizione, ogni anno si rinnova, si implementa di ulteriori attività sportive, discipline soprattutto, di centinaia e centinaia di atleti, di decine e decine di premi che vengono conferiti ogni anno, e soprattutto un grande lavoro dietro da parte di Antares, di un'associazione a cui va il nostro più grande ringraziamento, perché mettere insieme quasi 200 soggetti tra attività e discipline sportive, attività artistiche e di ogni genere, davvero è un qualcosa che lo si fa semplicemente perché si è appassionati, lo si fa per il bene di una comunità che sta crescendo anno dopo anno intorno agli eventi sportivi. Il significato di questa festa è un momento di inclusione tra sport paralimpico, e ragazzi, giovani, meno giovani. Infatti è una festa in cui vediamo le famiglie, vediamo migliaia di famiglie, quasi 3 chilometri di isola pedonale dedicate al sano divertimento, e quindi è un evento che credo possa solo crescere negli anni. Credo che sia uno dei pochi eventi, poche notti bianche lungo tutta la costa adriatica caratterizzate interamente dallo sport, e credo che sia una cosa importante di cui essere fieri. Presidente del team Go Fast di ciclismo, Andrea Di Giuseppe. Sì, buonasera. Le iniziative sono state tante. Sì, noi ogni anno abbiamo organizzato il raduno della Nazionale Paralimpica a Corpineto, tranne quest'anno che ci siamo presi un anno sabbatico, sì. Devo ringraziare qui il presidente, Andrea, che sia me che tutti i miei compagni di squadra ci dà la possibilità di praticare questo bellissimo sport e bellissima passione senza farci mancare nulla, quindi soprattutto grazie a lui. È un campione di automobilismo, uno dei più conosciuti, lo ritroviamo tra l'altro dopo la partecipazione anche dello scorso anno, è campione italiano di Formula 2, Riccardo Ponzio, eccolo! Io sto benissimo, grazie. Tu come stai? Bene, grazie. Allora che cosa ci racconti? Come va? Come sta andando questo campionato? Direi ci eravamo lasciati l'anno scorso che ero in lizza per vincere il campionato. E mi sa che si è messa bene. Si è messa benissimo perché con una gara d'anticipo abbiamo portato a casa il titolo a Monza con una doppietta fantastica. Quindi... Ecco, infatti ti stavo per dire, hai fatto anche il bis, mi hai anticipato. Sì, è andata benissimo. Quest'anno abbiamo fatto il salto in Europa, sono riuscito a essere ingaggiato da questo team storico che è l'Oregon Team, con cui corro un campionato europeo molto importante, uno dei due più importanti a livello europeo,
E adesso tra qualche giorno partiamo per l'Austria per il terzo appuntamento. Quindi stagionale. Abbiamo beccato proprio in estremi. Tra un appuntamento, tra una partenza e l'altra. Sì. Un grandissimo applauso per questi ragazzi, anche quest'anno hanno partecipato ed organizzato i campionati italiani di bocce per disabili. Non si può nemmeno descrivere poi la riuscita della cosa, quello che mi piace di più, cioè nessuno credere che loro potessero giocare con le bocce. Insomma, siamo veramente felici che ci sia una bella rappresentanza di questi ragazzi e ti ringraziamo per tutto il lavoro che fai con questa associazione che è Dimensione Volontario, che veramente fa tanto. Facciamo un grande applauso ai ragazzi di Dimensione Volontario che hanno partecipato ai campionati italiani di bocce. Grazie ragazzi, grazie infinite. Specialità Terna, poi magari ci spiegherà meglio di che cosa si tratta direttamente lui, Manuel Adorante. Sono varie specialità. Noi nell'anno che abbiamo vinto abbiamo fatto 3 contro 3 in pratica. E dopo tanti sacrifici da ragazzino finalmente è arrivato il titolo italiano. Mia zia gestiva un bocciolo a Roma d'Adri, quindi mi sono appassionato piano piano e ero portato. E quindi è nata così. Sì. Facciamo un grande applauso al nostro Manuel, grazie mille. Lui si occupa di arti marziali, è un maestro di karate. Io vorrei un grandissimo applauso per il maestro Domenico Angelozzi. Buonasera. Buonasera. Io ringrazio innanzitutto tutto il pubblico di Firenze, che è il mio paese. Allora, io intanto adesso faccio consegnare il premio, innanzitutto il riconoscimento al nostro Domenico per tutto quello che hai fatto nel corso di questi anni. E poi insieme magari chiamiamo anche tutti gli altri maestri che sono con noi questa sera. Giovanni Mongia, presidente dell'associazione Antares Sporting Club, che in collaborazione con l'amministrazione comunale ha organizzato anche quest'anno questa quinta notte bianca dello sport e dello sport paralimpico. Insomma, un compito non semplice. Sì, sono mesi che ci prepariamo, fortunatamente ho incontrato dei ragazzi che mi hanno dato una mano, è difficilissimo mettere d'accordo tutte le associazioni, tutte le band musicali, è una cosa molto molto complicata. C'è un lavoro immane dietro l'organizzazione di un evento come questo, però poi c'è anche la soddisfazione di riuscire ad ottenere risultati importanti come quello di questa sera. Sì, sì, siamo stanchissimi, devo ringraziare, scusate l'intervista non c'entra niente, ma io ringrazio i ragazzi, in modo particolare Maria Balducci, l'ingegnere Michele che mi ha dato una mano grandissima, Michele Moscone, Giovanni Ruggeri, sono proprio... senza questi ragazzi non potevo fare niente. Marco Pepe, il mister dello Cerne Calcio, confermato in questo momento. Abbiamo anche una notizia di calcio mercato in diretta. Mi hanno fermato in questo momento. Ah, ecco. Sono confermato. Anche il Mutignano, insomma, ha fatto un campionato per cercare di portare a casa questa salvezza e c'è riuscito. Sì, diciamo che è stato un campionato difficile, siamo partiti un po' sottotono e poi... Insegna tu l'attestato al Mutignano Calcio. Allora, c'è la nipote che chiamiamo insieme perché vogliamo ricordarla. Ovviamente parliamo di Augusta Klaboz. Buonasera. Che veramente ha dato tantissimo allo sport a Pineto. Un piccolo riconoscimento che l'amministrazione comunale di Pineto ha voluto fare a questa donna che... a cuor mio ha fatto la storia del Mutignano Calcio, quindi mi sto emozionando, ma è doveroso. Se fai piano raggiungi, spero che tutto a posto.
Insomma, il Pineto tanto piano non è andato, soprattutto nel rush finale, per arrivare poi a questa finale playoff bellissima. È stato un bellissimo campionato, l'avete seguito anche voi. Siamo arrivati alla fine a 60 punti, quindi la squadra ha risposto alla grande. Però grazie a nome dell'amministrazione comunale, in questo caso questa sera il riconoscimento arriva da parte di Antares. Ovviamente sto parlando di Don Peppe, di Giuseppe Arangiaro, per cui chiedo un grandissimo applauso. Presidente onorario del Pineto Calcio, nonché ovviamente imprenditore, dire illuminato è poco, perché lui veramente ha fatto la storia di Pineto. Grazie davvero di essere qui, perché insomma ricordare Don Peppe era qualcosa di doveroso, quantomeno. Buonasera a tutti, grazie del riconoscimento. Ovviamente per noi è un grandissimo piacere, perché vedere tutte le persone che si sono legate al nonno e ne conservano la memoria in questo modo, si emoziona più lei che io. E non bastano le leggi, noi abbiamo approvato in Parlamento delle leggi importanti, abbiamo approvato la legge contro il femminicidio, l'inasprimento delle pene, ma il punto è culturale, il punto è rispettare l'altro. Siamo tutti diversi e nelle nostre diversità abbiamo tutti delle immense qualità, e le donne non si toccano, le donne non si devono assolutamente picchiare, molestare, violentare. Ecco, anche quest'anno voi ci tenete sempre a legare un tema sociale a questa manifestazione. Anche quest'anno avete voluto lanciare un messaggio importante dal palco della Notte Bianca dello Sport contro la violenza sulle donne. Non a caso voglio chiedere se lo sport può aiutare in questo. Io sono convinta che lo sport possa aiutare, perché nell'ambito dello sport sono valori importanti: il rispetto, la solidarietà, le regole, l'educazione, e sono tutti principi che in qualche modo aiutano la crescita, motivo per cui abbiamo voluto abbinare quest'anno il tema del combattere, diciamo, la violenza contro le donne. E proprio in questi giorni sono stati inaugurati, diciamo, due importanti centri d'ascolto. Il primo il CAM dedicato ai uomini maltrattanti, e il secondo come sportello Nastro Rosa, come centro di ascolto per denunciare quelle che sono le violenze o quelli che sono i sintomi, i primi segnali. Perché se da una parte abbiamo il tema della, come dire, del reato e quindi della giusta punizione, dell'altra c'è il tema ancora più importante della prevenzione. Ed è un tema su cui sta puntando molto il Comune di Pineto, l'amministrazione, le tante associazioni. Ricordo che abbiamo una rete di oltre 21 associazioni che dialogano costantemente, quotidianamente, nell'ambito di questioni che riguardano il sociale, che riguardano i più deboli, gli indifesi. E quindi anche quest'anno abbiamo voluto abbinare questo tema di straordinaria attualità, ai noi, e di importanza alla quinta Notte Bianca dello Sport e dello sport paralimpico. Ora, poco fa c'è stata la consegna di tutti gli attestati di riconoscimento agli atleti, e sono stati veramente tanti, però la Notte Bianca continua con tanti spettacoli, tanta musica, fino a domani mattina con il concerto alla Torre di Cerrano, che è sempre suggestivo. Questa è una notte sana, una notte bella, una notte di divertimento per tutti, e quindi credo che possa andare avanti ancora per ore e ore. Hai detto bene, si conclude oramai da tradizione la Torre di Cerrano, dopo, diciamo, la musica, il divertimento, i suoni, le urla, si arriva poi la mattina, insomma, col riposo e questo momento di suggestione che sempre la nostra Torre di Cerrano offre nell'ambito dei concerti all'alba. Box.